Siamo con Coach Pirolega, qui nella bellissima cornice dell'antica fiera di Porto Maggiore, quasi 600 anni, ma guardiamo al basket giocato dopo le prime due partite di Supercoppa contro due corazzate, contro Udine a Cividale e contro Verona, due sconfitte onestissime contro due appunto delle corazzate del campionato. Domenica terminerà la Supercoppa, un'altra gara importante nel processo di crescita della squadra, quella contro Mantova. Che gara ti aspetti, coach? Un'altra verifica. Adesso oggi veniamo da un altro buon allenamento, lo prepariamo domani, quella del domenica sera con Mantova, e cercheremo un altro passo in avanti, e dopo gli ultimi due minuti che ricordiamo abbiamo mollato senza motivo, facendo due o tre scelte un po' non ben pensate, ma si continua a lavorare duro, e l'importante è che facciamo un passo in avanti non solo in attacco ma anche in difesa, perché abbiamo bisogno di essere più continui come modello da prendere il terzo quarto, quando abbiamo lasciato uno squadrone come Verona a 11 punti. E questa è la strada da perseguire: più pressione sulla palla, sulle linee di passaggio, più aggressivi e pronti a andare in rotazione solo se c'è bisogno e non prima di aver lavorato 100% su ognuno sul suo uomo. Per il resto sono partite vere che ben vengano, perché alla fine nessuno non si tira indietro e si gioca sotto già con una buona pressione, e questa è già un'altra nota positiva in avvicinamento al nostro 6 ottobre, dove cominciano a contare i punti, due punti veramente per noi, che saranno vitali. Noi vogliamo fare un altro passo in avanti a livello di chimica, a livello di come stiamo in campo, ma a livello di continuità come stare in campo. Ecco, a tre settimane ormai dall'inizio del campionato, la squadra è secondo te dove deve essere, oppure quanto manca per arrivare al tuo punto? Guarda, dove deve essere? Non lo capisci mai con esattezza a che punto sei, perché dopo la partita con Forlì eravamo anche troppo avanti a livello di... abbiamo fatto una grandissima prestazione solida contro un'altra corazzata, però gli alti e bassi, e considerando che molte volte si fanno dei quintetti che io devo provare certe cose, e non dobbiamo dimenticare che molte di queste partite sono condizionate dall'utilizzo che noi facciamo ai giocatori, che non è quello del campionato. Qualcuno è in crescita, qualcuno viene da infortunio, qualcuno viene dall'europeo, e praticamente è condizionato anche da queste scelte. Però è importante che i giovani continuino a crescere. Tato continua a prendere confidence sempre di più nel nostro sistema, e gli altri caricano batterie e sono pronti a spararle quando è il momento giusto. Bene, ringraziamo Coach Pirolega, l'appuntamento per l'ultima gara di Supercoppa è per domenica sera alle ore 20 all'MF Palace per la gara contro la Pompea Mantova.